Oh, cosa vi porta Babbo Protoman? Una nuova guida. A culo sta cazzo di barba, ne pizzica tutto. Ciao cari, bentornati o benvenuti sul canale, sono Protoman. Come sono andate queste feste? Vi rinnovo i miei auguri. Nemmeno vi chiedo cosa avete fatto queste feste, perché tra lockdown e altro sono sicuro che siamo stati tutti attaccati a questo gioco. Siamo in questo video su Wild Rift per parlare della tier list degli eroi, ovvero del meta. Cos'è una tier list? Sono gli eroi classificati dai più forti, più utili in base a quelli che possiamo trovarci contro, fino a quelli meno utilizzati o meno forti. Andiamo subito a vedere. Qui iniziamo dai jungler, che come sapete sono quelli che vanno in giungla per carriare un po' la partita, soprattutto nelle prime fasi iniziali. Noi analizzeremo principalmente i più forti. Gli altri diciamo che conviene usarli solo in specifiche situazioni quando servono a counterare altri eroi. Qui esaminiamo come il nostro primo eroe Olaf, un ottimo jungler di cui ho già fatto un video e vi invito ad andarlo a vedere se giocate giungla, perché è veramente fortissimo e nel video spiego tutta la sua guida completa e come giocarlo, come poter fare kill e tutto quanto. Perché lui è forte? Olaf è forte principalmente per la passiva e per la prima skill, che gli permette di arrivare a un vantaggio tale nella giungla da superare subito il suo avversario. Infatti, vediamo qui che lascia avendo 7 secondi di cooldown, una volta ripresa, riduce il suo cooldown di 4 secondi e mezzo. Quindi diventa veramente forte e più sale di livello, più il cooldown diminuisce. Grazie a questa skill che possiamo spammare senza pietà, riusciamo a fare una giungla molto molto velocemente. In più, le altre skill che dà rubavita, il salto o comunque l'immunità e CC gli danno una forza veramente devastante all'interno dei teamfight. Lui da subito può andare nelle lane e gankare aiutando la lane. Il secondo che andiamo a vedere è Lee Sin. Lee Sin è un altro top jungler devastante. Ovviamente è un ottimo jungler sempre per la sua passiva, che gli dà 50% velocità d'attacco per i prossimi due attacchi entro 3 secondi. Il primo attacco riprende energia e il secondo ne riprende la metà. Quindi questo gli garantisce sempre l'energia per poter fare le skill. In più ottiene il 50% di velocità di attacco, vuol dire che si sbriga anche lui a fare la giungla. In più ha un sistema con la prima skill di visione che li rivela i nemici. E tutte le altre ha molti CC nelle skill, se vediamo. Quindi quando lui ingaggia in una lane per dare supporto uscendo dalla giungla, con i CC lui ostacola i nemici, non permettendogli di scappare, perché quando voi gankerete le lane da jungler state sempre, quasi sempre in vantaggio sul nemico, quindi loro tendono a scappare. Lui invece, tramite i CC che ha, riesce a farli rimanere in quel punto, insomma, e permettere a voi, i vostri alleati, di ucciderli. Però Lee Sin, a differenza di Olaf, è molto difficile da imparare e da masterare, quindi se lo usate nelle classificate, mi raccomando, prima fate delle classiche, delle normali di prova, PvP normale, per poter prenderci confidenza, perché se no rischiate di non carriare bene il team. In quel caso, prima utilizzate Olaf, magari, e poi andate su Lee Sin senza problemi. Gli altri che vedete, ovviamente la S, ho scordato di dirvelo, la S sono i champion più forti, tier S, e poi si va man mano scalando. I tier A sono comunque dei campioni forti, ma con qualcosa in meno rispetto a quelli supremi che sono la S, veramente i più potenti in quel ruolo. E poi dalla B in giù cominciano a essere tier o comunque campioni che hanno difficoltà, che hanno parecchi counter, parecchi svantaggi rispetto ad altri eroi che potete incontrare e che spesso risultano molto più lenti in giungla di quelli sopra. Passiamo ora agli ADC. Gli ADC sono i tiratori, no? Marksman. Come vediamo anche qui, i tier S, Jhin, che nonostante il suo nerf ricevuto, continua a dominare prepotentemente il tier S di Wild Rift. È veramente veramente forte come tiratore, forse il più forte, necessitava quasi
un tier a parte, senza che stiamo ad esaminare tutte le skill precisamente. Lui semplicemente ha tanti danni, tanta mobilità e riesce a farmare con i minion abbastanza subito. Questo ovviamente, essendo ADC, va sempre insieme a un support per dare il meglio di sé. Talvolta regge anche una lane da solo, quindi non è sempre male, però dipende chi vi trovate davanti. Quindi andate sempre con un support che ha comunque, ripeto, molti escape che per un tiratore sono fondamentali, perché il tiratore è quello più fragile del gruppo, appena viene preso muore subito. Invece lui ha veramente tanti danni, tanti escape, velocità, percentuali d'attacco in più, critici, ovviamente un tiratore quello deve fare, però sono molti. Un altro tier S, un tiratore veramente fortissimo, è Kai'Sa. Kai'Sa è un po' come Jhin, ma diciamo ha altri punti di forza. Uno di questi, ad esempio, è il danno aggiuntivo sui minion, come leggiamo qui dalla prima. I minion con meno del 35% di salute subiscono 200% di danni. Cosa significa questo? Che in early game lei riesce a farmare minion a una velocità impressionante, andando subito sopra a un avversario e pulendo la sua wave di minion nemici, può subito attaccare, sempre insieme al tank o comunque da sola, può andare subito a ingaggiare e avere già l'XP gold in più di lui, nel momento in cui ha già fatto dei minion in più. Un'altra cosa che caratterizza, un altro punto di forza di Kai'Sa, sono le riduzioni dei cooldown. I support, diciamo che, come vedete, quelli di tier A sono molto buoni, perché c'è Blitzcrank, nonostante il nerf rimane comunque in ottima posizione, Janna, sono tutti e tre buoni campioni. Però il primo, quello più forte di tutti, rimane Alistar. Voi mi chiederete perché Alistar? Beh, Alistar diciamo che ha veramente tutto ciò che serve a un support. Ha difesa, ha HP, ha stun, ha cure, ha tutto. Come vedete, la skill passiva è proprio perfetta per un support. Cura lui, cura gli alleati, è proprio ciò che serve a un support che va magari in lane con un ADC, ma anche in un teamfight. È fondamentale come passiva, una cura, anche se non esagerata, è quello che si... In più si può fare a ripetizione questa cosa qui, sia un cooldown di 8 secondi, però lanciare in aria o stabilire i campioni con l'abilità di Alistar riduce di 8 secondi queste cose, e lui fa continuamente queste cose qui, quindi avendo un cooldown di 40 secondi lo riducete veramente tanto, perché come possiamo andare a vedere già con la prima skill, che ha un cooldown di soli 15 secondi, che sono abbastanza ma non così tanto, già andata in combo con la passiva. Andiamo poi alla seconda, che ha un altro CC, quindi lui è veramente pieno di CC che favorisce questo, l'ADC in early game, che stunnando continuamente o comunque mandando in aria quello che è gli avversari, la DC farma che è una meraviglia, fa kill, fa qualsiasi cosa. Quindi questo è veramente fondamentale, un support veramente forte e fondamentale. Qui vabbè, continuiamo, fa anche dei danni che non sono poi così trascurabili, anche essendo un support fa magici, tra l'altro, anche che non sono chissà quanti, aiutano molto in un teamfight. Poi andiamo all'ultimate, che qui serve come ingaggio o come salvezza per scappare. Passiamo ora ai mid lane. Nella tier S i più forti sono 4, che non sono pochi, raramente in una tier list di Wildrift, che è un gioco uscito da poco dove troviamo pochi campioni, sono 4 quelli forti e sopra tutti gli altri. La prima per eccellenza mid laner è Ahir, che ha un grandissimo potere offensivo fin dall'early game, quindi è facilmente farmabile anche grazie alla sua passiva, perché avendo una cura in 1 contro 1, mid lane state quasi sempre in 1 contro 1, avere una cura così pratica come la sua, che è tra l'altro passiva, è un vantaggio grande, che vi permette di resistere di più in lane, di non dover regolare, o comunque dover regolare sicuramente dopo il vostro avversario, perché avendo una cura che comunque viene usata abbastanza spesso. Il resto, diciamo, la skill chiave che dovete cercare di sbloccare prima possibile è questa qui, perché con questa skill qui il vostro avversario non può osare troppo, perché voi, se gli fate questa e lui se la becca, rischia anche di andare sotto la torretta, o comunque rimane inabilitato da fare nulla per 1,4 secondi. In più subisce anche il 20% più di danno.
Passiamo poi ad Agathima, mid laner. Perché? Innanzitutto, tramite la passiva lei infligge danni aggiuntivi, quindi già questo è un vantaggio, perché sempre in uno contro uno avere una passiva che fa più danni del vostro avversario, si parla di attacchi base, vi dà un vantaggio, perché la passiva non ha un cooldown, perché una volta sbloccata la seconda vi dà un 5,5 secondi di invisibilità, che se voi attaccate, vabbè, si interrompe, ma voi con questa invisibilità potete scappare, potete avvicinarvi, potete aggirare il nemico, lui non lo sa, quindi questa vi dà il vantaggio in uno contro uno, perché potete attaccare di più, colpire dove lui magari è più debole, dove non può scappare, aggirarlo, oppure semplicemente scappate se state in difficoltà. Anche se arrivasse il jungler nemico a dare supporto al mid laner avversario, con questa qui voi avete la fuga assicurata. Un altro mid laner forte è lui. Mi state davvero chiedendo una spiegazione su di lui? Che beve, è immortale. Comunque ragazzi, lui ha la passiva che è fondamentale. Avere una cura del genere, se buildato comunque abbastanza difensivo, voi lui non lo sfondate. Ha anche un buon CC, perché questo qui vengono respinti e storditi, quindi un doppio CC. L'ultima mid laner di Tiger S è lei, Orianna. Orianna diciamo che va saputa giocare, non è molto semplice come mid laner. Diciamo che c'è poco da dire su di lei, perché ha parecchi CC, come possiamo vedere. Serve per stallare la lane aspettando il jungler, fare i CC al momento giusto, anche ad esempio la quarta, perché no? Quando sta arrivando l'ultimate, quando sta arrivando il jungler, voi dovete fare in modo che il vostro avversario non si deve muovere, cioè gli fa dei CC o quello che avete e lui gli dà il colpo di grazia, o comunque glielo date voi e lui vi aiuta, quello dipende. Ah, finalmente arriva la mia lane preferita, la Baron Lane, dove i re sono i combattenti e si fa uno contro uno anche qui. Come prima vediamo, come prima Baron Laner, troviamo Fiora. Fiora, a breve uscirà un video su di lei perché l'ho provata, è devastante e mi piace il suo stile di gioco. Perché Fiora ha questo vantaggio da essere addirittura TRS, che non si era in questi ultimi giorni nemmeno sentita? Voi l'avete sentita? Io sì, ma non so se anche voi. Danza del duello. Le passive in un uno contro uno sono fondamentali per prendere un vantaggio. Oltre al fatto che la prima fa vari danni, non pochi, serve per andare a colpire i punti vitali dell'avversario. Quindi voi, se lo fate direttamente al punto vitale dell'avversario, lei farà un auto-attack verso il punto vitale. Però per questo ci vuole un po' di pratica, perché voi dovete sapere dove sta il punto vitale, quindi imparare a vederlo, fare esattamente l'auto-attack lì, supponendo che il nemico magari si stia muovendo, quindi non sempre è precisa come cosa. Inoltre, se voi siete nel cespuglio, i punti vitali dell'avversario non vengono mostrati. L'ultimate è una cura soprattutto da teamfight. Quando state con tutti i vostri alleati facendo un teamfight o un gank, potete attivarla prima di ogni altra cosa, vi buttate e cercate di ammazzare comunque il nemico che avete mirato, così da dare una cura a tutti gli alleati circostanti. Un'altra top tier della lane del barone, sempre uno contro uno, Camille, come sempre, ha una passiva molto utile, molto difensiva, che attaccare un campione nemico conferisce uno scudo che assorbe 130 danni per 2 secondi, permette di fare degli ingaggi abbastanza devastanti, perché voi non perdete nemmeno vita, non è che la perdete e poi vi curate, è uno scudo che vi para completamente l'attacco nemico, quindi questo qui in early game è fantastico. Dovete ingaggiare, attaccare, mettere subito pressione nell'early game, balzando sul muro voi fate un sacco di strada in più raggiungendolo, e questo dà veramente molto fastidio. Sono sicuro che quando ve la siete trovata contro avrete provato questa sensazione. Voi potreste potenzialmente ucciderlo, perché lui è stunnato per un secondo e voi avete 50% di velocità d'attacco in più, quindi fate un botto di danni, soprattutto se lo mettete in combo con l'ultimate. L'ultimate, bloccate l'avversario nemico dentro questa barriera che fa lei, beh, lì a parte che potete saltare e poi chiuso, fate danni, fate quello che cazzo vi pare. Ciò detto, signori miei, non significa
che voi dobbiate usare per forza questi campioni, però va chiarito che voi dovete sapere come comportarvi se ve li trovate contro. Quindi, se non decidete di usare i Tire S e userete altri, sapete che se incontrate uno di questi qui nella vostra lane dovete stare in difesa, perché andando a ingaggiare, ad attaccare, a fare comunque qualcosa di questo tipo, loro hanno un vantaggio. E cari, io come sempre vi invito a scrivere nei commenti le domande, come state facendo. Io sono veramente molto contento di aiutarvi, veramente molto contento che siate partecipi a questi video. Stiamo crescendo, sta andando bene il canale, sono veramente felice di questo. E grazie a voi, ovviamente io faccio del mio meglio, ma senza di voi non starei qui. Io vi ringrazio per la visione di questo video, spero vi sia stato particolarmente utile, vi auguro ancora buone feste per quelle che devono venire, fate un bel casino a Capodanno e vi ricordo sempre di lasciare un like e un'iscrizione che mi fa tanto piacere. Stiamo crescendo ma dobbiamo continuare. Quindi cari, da Protoman è tutto e alla prossima! E dove stai andando? Lo sapevo, io sempre lo stesso errore, non cliccare da altre parti. Cioè, molto da fare qui, ad esempio il video che vedi sopra, cliccalo. Ovviamente è Tier 1 il mio video che vedi, come la lista di Wild Rift. Su, dai, facciamo quello che dobbiamo.